Questa in realtà è letteratura. Il gioco appartiene ai più grandi scrittori e registi che si autoproducono la loro creazione a casa con gli amici o per la strada con gente occasionale. Nel gioco vero c'è la maggiore libertà dove io posso inventare e cambiare le regole ogni volta che voglio. Ed è così che spesso si creano i giochi da ricordare, quelli dove, creando una situazione, la nostra reazione sarà ricordata come uno o più punti di riferimento. Questa ricerca intervista sul tema del gioco, che cosa secondo te può rappresentare un esempio concreto su questa idea? Beh, secondo me il gioco è una cosa che uno si porta dietro per tutta la vita. Ed è una cosa che giocare si fa sempre bene nelle relazioni con le persone. L'importante è fare gruppo. Sia in età differenti, cioè con i bambini, ma anche tra persone adulte, nelle relazioni di coppia, con gli amici. Che ci sia una buona squadra e tutti quanti si conoscono, quindi ci sia un'intesa tra le varie persone. Che cosa secondo te può rappresentare un elemento surreale all'interno del gioco? L'elemento surreale è la finzione. Facciamo finta che, soprattutto con i bambini, magari si fa, poi con l'età è un po' più difficile far finta. Sotto l'intesa deve esserci anche un'amicizia, quindi un rapporto di conoscenza. Quindi diciamo che ognuno di noi è un potenziale regista all'interno di un gruppo che inventa un Sì, nuovo sì, gioco. sì, sì. Sì, quello sì. Quanto ti sei sentita regista di un aneddoto? Oddio, beh, tante volte, soprattutto magari da più piccola, nei giochi in cui si faceva finta di essere in situazioni, ad esempio, giochiamo che siamo in viaggio e magari siamo su una giostra, però facciamo finta che siamo in un'astronave che va nello spazio, cose così. Capace. Quindi il livello di immaginazione era molto molto alto, insomma. Secondo te c'è ancora oggi questo livello di immaginazione? Penso nascondino. Tra i bambini o i giovani? Beh, è un po'. È innegabile il fatto che ce n'è un po' meno, perché il gioco è legato a una componente sicuramente molto fisica, molto relazionale, che manca quando si gioca da soli o quando si gioca magari con uno strumento elettronico, la TV, un telefono, un tablet. No, no, c'era anche la PlayStation. Tu preferivi giocare elettronicamente con i videogiochi oppure più Beh, da bambina non fisicamente? me ne rendevo forse tanto conto, però quando il gioco ha una componente fisica di contatto, di relazione, è sicuramente è un gioco che ti lascia qualcosa di più. Però quello che mi piaceva fare di più. Da qua c'era un buco dal quale poi si vedeva la testa del figlio.
Quindi comunque preferivi dei giochi che vanno bene sia per maschi che per femmine, insomma, niente bambole o soldatini, voglio dire. Sono cresciuta in una famiglia numerosa, quindi no, c'era proprio, sì, si giocava insieme maschi e femmine tranquillamente. Era andare giù in giardino. Riguardo ancora l'elemento surreale che stavo dicendo, per me, cioè io penso sempre anche che delle volte gioco è semplicemente immaginazione, che magari dal di fuori non si vede niente, però dal di dentro uno si costruisce tutto un... bussare. Ma io dopo ne ho viste tante. Un filone logico di idee. A giocare con una palla. Se manca l'immaginazione, non, ovviamente non si riesce a giocare. E quanto credi che il lato creativo nel gioco si possa sviluppare? Perché il gioco ha una componente di creatività, di finzione, tra virgolette, di immaginazione. Le cose manuali. Non è un oggetto giusto, ma riesce a costruirtelo. Con legno. Per dirti anche Lego. Ci vuole fare la faccia cangiante? Il direttore preciso. Brutto ma bello, fa buono. Brutto. E chi lo sa? Svogliato. Arrabbiato. Smemorato. Il direttore che va di fretta. Signor Edoardo, ci dica, quali sono i suoi progetti futuri? Una tragedia in 12 atti. Muoviti Edoardo, muoviti. Vai. Mannaggia, ci hanno lasciati fuori. Non è giusto. Beh, comunque
qui verrai all'affresco. Che rabbia. Quel vecchio là che si insapone è un cretino del tuo. Vabbè, comunque adesso mi vado a fare una nota per lo stesso, che vuoi fare? Senta. Prego. Ma lei è un gentiluomo? Cazzo. Mi dispiace, signore, ma lei emana un fetore agghiacciante. Se ne rende conto? Una cosa terribile. Terrificante. Mani in alto! Arrenditi! Arrenditi! Bang, bang! Siete qui. Sì, sì. Io sono un americano, nord. Prima. Grigliati, i peperoni, i funghi, i carciofi, tutte delizie, sua bontà. Ieri mi sono comprato. No, non era ieri, quando era? Vabbè, non importa. Ieri, no, mi sono comprato queste qua, vedi. Come sono belle, eh. Vai. Wonderful day, it's a wonderful day. Non parlare con gli alberi a Barbaro che bruciano la brace urlenta mentre parlano con Barbone Strada Nuova e bevono la birra Moretti in braccio della morte. So chi è l'assassino, ma chi sarà? Sì, parla, dimmi la verità! Uno dei lati più divertenti è quello della fintitudine. Tutto è irreale nel gioco, ma in un certo senso è più reale del reale. È l'arte dell'immaginazione.